Molise celebra il 2 giugno a Campobasso medaglia d'onore a ex deportati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio padre era pelle e ossa, la testimonianza del figlio di Isidoro Giuliano. Il prefetto Cappetta, popolazione rispettosa, manifestazioni anche a Isernia e Terni. Consiglieri regionali e sindaci molisani abruzzesi ad Agnone alla manifestazione per salvare il caracciolo. Greco, diritto alla salute vilipeso, il dirigente medico di Nucci, per far funzionare l'ospedale occorrono medici e tecnologie. Giovani determinati, genitori emozionati. Da stamattina il vaccino ai maturandi. Al Cardarelli 700 le dosi somministrate in 2 giorni. I ragazzi ai nostri microfoni, ora ci sentiamo più tranquilli, pronti per l'esame di maturità. Moto contro auto sulla statale 158 a Colli a Volturno. Centauro soccorso dal 118 e ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata. A 17 anni ha scoperto di avere un osteosarcoma, grave patologia che colpisce le ossa. Il conduttore televisivo Anthony Peth racconta la sua storia di rinascita a Teleregione, ora promuove la solidarietà e la ricerca tramite l'associazione AISOS. Calcio Serie D, 1000 spettatori domenica a Romagnoli per la sfida al Porto Sant'Elpidio che potrebbe decretare la vittoria del campionato da parte del Campobasso. Priorità agli abbonati, da domani prevendita per chi non ha la tessera. Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione, la festa della Repubblica oggi e quindi il 2 giugno con questo sapore particolare per l'uscita dal tunnel della pandemia che ormai si intravede è in apertura del nostro TG. A Campobasso una cerimonia toccante, stiamo uscendo da un periodo buio, qui c'è una popolazione rispettosa delle regole, ha detto il prefetto Cappetta. Sono state consegnate le medaglie d'onore, mio padre era per le ossa, la testimonianza del figlio di un deportato dei lager, ma ci dice tutto nel suo servizio per Luigi Boragine. Festa della Repubblica per il secondo anno consecutivo con manifestazione in forma ridotta a causa del Covid. Siamo a Campobasso in Piazza della Vittoria, qui la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo il prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, ha deposto una corona d'alloro davanti al monumento ai caduti. Il messaggio è quello che finalmente stiamo uscendo da questo periodo buio che ha un po' offuscato le nostre vite in questo anno e mezzo. Speriamo che sia definitivo questa uscita e quindi è una festa che diciamo, dedichiamo alla ripresa, speriamo anche civile, sociale, economica del nostro paese e di queste comunità. Senta, le sue sensazioni dopo pochi mesi qui in Molise, a Campobasso? Molto buone, molto positive, c'è una buona situazione dell'ordine pubblico. Anche nell'affrontare la pandemia, insomma, questa regione è stata una delle prime in assoluto a venirne fuori, da ieri siamo zona bianca, ma soprattutto ho trovato una popolazione molto rispettosa delle norme, molto rispettosa delle istituzioni e quindi le mie riflessioni sono assolutamente positive. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi la consegna di 2 medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica a titolo di risarcimento, soprattutto morale, per il sacrificio compiuto alla memoria di 2 militari molisani che furono internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di Isidoro Giuliano, nato a Sant'Elia Pianisi, e di Angelo Michele Camino, nato a Petrella Tifernina. Che ricordo ha? Ma mio padre non ne parlava molto volentieri, però ha passato delle cose tremende, quindi era ridotto soltanto a pelle e ossa, quindi cose inimmaginabili per noi che viviamo in un momento di benessere, in uno stato di benessere. Ecco. Questo nonno ci ha trasmesso alti valori di senso della patria, amore per la bandiera meravigliosa italiana e un senso anche di altruismo verso chi soffre, perché la sua sofferenza è stata grande. Io ricordo i suoi racconti sempre carichi di tanta emozione che oggi ho addosso, grazie all'Italia, grazie al presidente Mattarella, grazie al prefetto, grazie a tutti.
Istituzioni e cittadini, ha detto il presidente della regione Donato Toma, devono essere fieri e orgogliosi nell'esprimere gratitudine nei confronti di chi ci ha permesso di vivere in un'Italia repubblicana. Per il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone invece siamo tutti orgogliosi di essere figli della nostra Repubblica e impegnati sul suo esempio di fierezza e tenacia ad affrontare con coraggio e determinazione le problematiche singole e collettive della società. Quest'anno probabilmente viviamo ancora di più l'unità nazionale, quindi è un giorno importante perché molte volte diamo per scontato tutto quello che abbiamo raggiunto oggi e quindi dando per scontato tutto quello che di fatto poi è stata una conquista. Adesso a Isernia, dove il prefetto Gabriella Faramondi ha parlato di grande capacità di fare squadra e sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica. Nicola De Santis. Il significato di questa cerimonia oggi è più che mai importante, è sicuramente la celebrazione di una data importante per il nostro Paese, per l'affermazione dei valori di uguaglianza, di democrazia, di solidarietà e di libertà, ma è anche oggi più che mai una ricorrenza che assume un sapore particolare perché è veramente la festa dell'unità nazionale, della grande capacità del nostro Paese di saper fare squadra e di lavorare ciascuno con le proprie responsabilità, nel rispetto dei propri compiti, saper lavorare insieme con l'obiettivo ultimo, principale, che è il bene della collettività, che in questo caso è stata la lotta alla pandemia, che è stata possibile soltanto grazie, soprattutto grazie al coinvolgimento di tutte le componenti della società, non solo le istituzioni ovviamente che in primis sono state chiamate ad operare, ma anche della stessa collettività che ha svolto un ruolo importantissimo. Va riconosciuto il senso di responsabilità, di serietà che i nostri concittadini, mi riferisco alla provincia di Isernia in modo particolare, hanno saputo dimostrare. E dicevo, le onorificenze al merito, torno su questo contributo raccolto per noi da Nicola De Santis, onorificenze al merito della Repubblica oggi per il colonnello Gianluca Capasso, l'avvocato Paolo Rabona, l'architetto Manuel Brasiello e il dottor Antonio Cardillo sono cavalieri della Repubblica. Anche Termoli ha celebrato il 2 giugno, naturalmente per noi Emanuele Bracone ha intervistato il sindaco Francesco Roberti. Sindaco Francesco Roberti, 75 anni di Repubblica in Italia, un avvenimento importante che quest'anno ha anche altri significati. Sicuramente ha anche altri significati perché speriamo finalmente di essere usciti da questa enorme difficoltà che ci ha provato un po' tutti considerando la pandemia. I valori che dobbiamo portarci dentro e soprattutto che dovremmo lasciare ai posteri è il senso di sentirsi uniti e appartenenti ad una sola bandiera, perché bisogna in qualche maniera difendere quei valori della nostra Repubblica, della nostra Carta Costituzionale, soprattutto quei valori di libertà, quei valori che in qualche maniera dà garanzia a tutti i cittadini di sentirsi appartenere allo Stato italiano. Cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Sant'Antonio con uno scorcio già turistico, vista la presenza di tante persone fuori regione. Beh, è una bellissima giornata, abbiamo presentato Termoli in una maniera che è quella che tutti conosciamo, accogliente, piacevole, e invitiamo i turisti a trascorrere una bellissima giornata qui a Termoli. Adesso ci spostiamo a parlare di sanità, argomento prevalente non solo per l'emergenza Covid ma anche per il post-Covid. Consiglieri regionali e sindaci molisani e abruzzesi ad Agnone alla manifestazione per salvare il caracciolo. Per il capogruppo dei 5 Stelle in Regione Greco il diritto alla salute è vilipeso, per Dinucci per far funzionare l'ospedale servono medici e tecnologie. Il servizio. 2 giugno decisamente particolare, quello che si sta vivendo quest'oggi ad Agnone. I sindaci dell'Alto Molise, consiglieri regionali, alcuni consiglieri regionali, i sindaci provenienti dall'Abruzzo si sono ritrovati
sul piazzale dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone per chiedere a gran voce la difesa del diritto alla salute di tutti quanti i cittadini. Ovviamente il Caracciolo è una struttura che non è funzionale alla sola città di Agnone, ma ad un vasto territorio orfano in questo momento di un presidio imprescindibile di sanità. Abbiamo raccolto questa mattina le dichiarazioni da parte dei primi cittadini, di semplici cittadini non solo agnonesi, abbiamo raccolto anche le dichiarazioni dei consiglieri regionali saliti oggi ad Agnone in difesa del San Francesco Caracciolo. Noi sindaci del comprensorio dell'Alto Molise siamo molto uniti, cerchiamo di fare fronte comune per risolvere i nostri problemi, ma anche quelli di tutto il Molise, come tutti i sindaci molisani. Sì, una struttura sulla quale bisogna avere dei progetti e in qualche modo decidere che cosa si vuol fare e che cosa si vuole veramente garantire agli abitanti dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese. È soltanto una questione di buona volontà. Credo che ci siano tutte le ragioni e tutti gli elementi per farlo. Agnone ha diritto, l'Alto Molise, questo territorio così martoriato, ha diritto ad avere un ospedale di area disagiata. Il Caracciolo rappresenta un territorio montano dove gravitano tantissimi comuni e dove c'è una popolazione che ha bisogno, come in tutte le altre popolazioni del Molise, di sanità. Questo è il paese vero, che è l'Italia vera, che oggi festeggia il 2 giugno, la Repubblica parte da qui. E la democrazia qui si esprime dicendo che questi ospedali sono un presidio fondamentale per Agnone, per Capracotta, per l'Alto Molise, per tutta l'Italia. Sì, oggi è una manifestazione particolare da un significato diverso, un significato di voler continuare a sperare di poter salvare questo territorio. Siamo l'orgoglio delle aree montane che oggi rivendicano tutti quei diritti che sono espressi, sono riportati, sono custoditi nella nostra carta costituzionale, che non devono essere solo scritti ma devono essere applicati. E oggi quindi la rivendicazione di una maggiore attenzione alle aree interne anche alla luce dei finanziamenti che la comunità europea sta mettendo a disposizione dell'Italia. Anche noi dell'Abruzzo ci sentiamo comunque parte di un territorio che, a prescindere dai confini regionali, gravita su Agnone per diversi motivi, sanitari, istruzione, lavorativi, eccetera. Per cui, nello specifico, il tema della sanità per noi è sempre sentito ed è sempre voluto da tutta la popolazione. Questo perché la sanità non ha confini. Questo è un 2 giugno nel quale si intende, voglio dire, testimoniare il fatto che qui purtroppo i valori costituzionali in queste aree non esistono più, vengono costantemente vilipesi e il primo tra tutti è il diritto alla salute. Oggi sono qui per rispetto dei cittadini di Agnone, non certo, devo dire, per tante figure politiche che si vedranno aleggiare, no? Forse non è più il tempo delle parate, è il tempo dei ricorsi al TAR, è il tempo di inchiodare ASREM alle sue responsabilità e, se necessario, trascinare chiunque davanti a un tribunale per far sì che venga garantito in quest'area il diritto alla salute. Ha bisogno di medici e ha bisogno di tecnologie. Ha bisogno di medici per il reparto di degenza, ha bisogno di medici per il pronto soccorso, ha bisogno di tecnologie che non devono essere necessariamente d'avanguardia, le tecnologie di base, ha bisogno di una TAC che funzioni e con il trasferimento di immagini presso l'ospedale centrale. E adesso l'emergenza Covid, ma la vaccinazione contro il Covid, il giorno dei maturandi in Molise, ragazzi molto determinati, genitori emozionati. Da questa mattina le somministrazioni ai 18 e 19 anni che si accingono a sostenere gli esami di maturità. Siamo stati al centro vaccinale del Cardarelli, dove in 2 giorni sono stati somministrati 700 vaccini. Ragazzi determinati, genitori emozionati, un mix di sensazioni nel primo giorno dedicato ai maturandi. Qui siamo nel centro vaccinale del Cardarelli di Campobasso. 400 le dosi somministrate per chi dovrà sostenere l'esame di maturità. Ma c'era anche chi ha atteso da un altro anno di scuola e chi ha superato i 20 anni. Il vaccino com'è andato? Tutto a posto. Più preoccupata per il vaccino o per l'esame? Per il vaccino e per l'esame, tutte e due, dai. Senti, con il vaccino da oggi per te cosa cambia? Vabbè, è meglio, cioè, possiamo pure andare in vacanza. Tutto bene, sì.
Senti, da oggi per te cosa cambia con il vaccino? Non lo so. Sei più tranquillo? Sì, un po'. Da oggi anche lei è più tranquillo con sua figlia vaccinata? Sì, sicuramente sì. Anche io l'ho fatto pochi giorni fa, direi che mi sento pure più tranquillo, pur rifacendo una seconda dose dopo, però diciamo che possiamo andare in giro. Ci sentiamo più tranquilli, sì. Fatto il vaccino? Sì. Come è andato? Ma è andato bene. Abbastanza bene, sì. Cioè, mi ha fatto un po' male, però niente di che. Senti, da oggi sei più tranquilla. Cosa cambia per te? Sicuramente sono più tranquilla, anche perché tutta la mia famiglia è vaccinata e quindi, sì, diciamo, sono abbastanza tranquilla. Anche se, vabbè, alla fine è comunque pericoloso, però è sempre meglio avere il vaccino. Cioè, se ce l'hanno tutti, alla fine possiamo uscirne più velocemente da questa situazione. È bene, sì, abbastanza bene. Vaccino, ti senti un po' più tranquillo? Sì, decisamente, poi anche perché me ne sono vaccinati, quindi sono più sicuro. Speravamo di farla più presto, perché sono loro che escono e portano il virus a casa, quindi secondo me forse bisognava cominciare da loro, perché gli ottantenni non escono, non vanno a ballare, escono la sera, quindi... Sarò un po' più tranquilla da oggi? Ma sì, speriamo bene. 350 le somministrazioni previste domani. Ottima l'organizzazione da parte dell'azienda sanitaria regionale, attese tollerabili, nessun assembramento, tanta cortesia e disponibilità. Com'è stato l'approccio dei più giovani al vaccino? È molto molto vivace, molta allegria, insomma molta determinazione, erano molto pronti a farla, ben decisi. L'organizzazione qui è perfetta? Sembra di sì. Con tanto sacrificio, ma sembra che tutto vada bene. Senta, a chi invece è scettico, lei che cosa dice? Cerchiamo di convincerli, insomma, molto spesso ci riusciamo, anche perché il vaccino è quello Pfizer, quindi la gente è più ben disposta. E oggi è proprio una giornata di festa, è la festa della Repubblica ed è la festa dei giovani. Arrivano tranquilli, sereni, sorridenti, noi li accogliamo, li tranquillizziamo ove ce ne fosse bisogno. Stamattina alle 8, quando sono arrivate, c'era il primo ragazzo che aspettava ed è stato il primo ad essere vaccinato. Devo dire che è stata un'emozione molto molto grande. E ora l'ultimo bollettino dell'ASREM sull'emergenza coronavirus, 6 i nuovi contagi, 560 i tamponi refertati, il tasso di positività all'1%, nessun ricovero, nessun decesso, 2 dimissioni, una dal reparto di malattie infettive del Cardarelli, l'altra da quello di terapia intensiva. Così gli ospedalizzati scendono a 9, uno in rianimazione, 9 i guariti, 120 i casi attualmente positivi, 197.464 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza l'anno scorso, 491 purtroppo le persone che non ce l'hanno fatta. Grave incidente stradale questa mattina sulla strada 158 in territorio di Colli a Volturno. Una moto si è scontrata con un'auto. Ad avere la peggio il Centauro, soccorso dal 118 e trasportato con urgenza al Veneziale di Isernia. L'uomo in prognosi riservata, solo tanto spavento per il conducente dell'utilitaria. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. E a Termoli questa mattina un camper avvolto dalle fiamme nel piazzale del porto, i primi a intervenire sono stati gli uomini della capitaneria utilizzando gli estintori, il fumo continuava a uscire dal mezzo, così è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Nessun danno alle persone. Quando ha scoperto di essere affetto da un osteosarcoma aveva solo 17 anni, una grave patologia che colpisce le ossa. Il conduttore televisivo Anthony Peth racconta la sua storia di rinascita ai microfoni di Teleregione. Ora promuove la solidarietà con l'associazione AISOS, il servizio di Valentina Ciarlante.
Da un giorno all'altro gli è cambiata la vita, si è trovato di fronte all'ostacolo più grande ed è riuscito a non farsi prendere dallo sconforto, anzi ha sfoderato determinazione, forza per combattere quel male e oggi utilizza la sua immagine per trasmettere un messaggio di solidarietà che parla dell'importanza della ricerca. Lui è Anthony Pett, al secolo Antonio Petretto, talentuoso conduttore televisivo sardo che compirà 36 anni tra qualche giorno e che ha voluto rendere pubblica la sua storia. Era ancora un adolescente quando ha scoperto di essere affetto da un osteosarcoma, grave patologia che colpisce le ossa. Ha avuto i primi sentori sospettando che i dolori al ginocchio fossero riconducibili a quella malattia di cui aveva sentito parlare in TV dalla dottoressa Francesca Maddalena Terracciano. Subito si è rivolto all'AISOS, l'associazione che si occupa di raccogliere fondi e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa patologia. Io avevo tanta paura, mi emoziono tanto ogni volta che lo racconto perché è stata una dura battaglia, però io non l'ho sconfitta da solo questa battaglia, l'ho sconfitta insieme a tutti i medici, passo dopo passo, dagli interventi chirurgici ai cicli di chemioterapia, io avevo sempre i medici che insieme a me affrontavano questa battaglia. Non era una battaglia individuale, era una battaglia con un gruppo di medici. Un gruppo di medici che mi hanno fatto vivere sempre in un clima sereno, mi hanno anche permesso di proseguire gli studi in ospedale e di potermi diplomare. Io credo che l'AISOS mi ha salvato e mi ha donato una seconda vita che vivo al meglio. Ed è per questo che oggi sono qui per raccontare la mia testimonianza. Una storia di dolore, quella di Anthony, una storia anche di rinascita che oggi diventa una battaglia sociale. Potete inviare un SMS del valore di 2 euro al 45581 oppure sempre allo stesso numero da rete fissa al 45581 potete donare 5 o 10 euro. È importante sostenere l'AISOS, l'Associazione Italiana Studi Osteosarcoma cura questo tumore raro alle ossa che colpisce non soltanto i giovani adolescenti ma soprattutto i bambini della prima decade di età e come dico sempre i bambini sono il nostro futuro e meritano di sorridere sempre. Sono stati premiati al distretto militare di Campobasso gli studenti delle scuole secondarie che hanno partecipato al concorso Un poster per la pace voluto dal Lions Club. Ci racconta la cerimonia di consegna degli attestati Andrea Bertolo. Un progetto che ha visto la partecipazione di oltre 170 studenti delle scuole secondarie di Campobasso. L'iniziativa Un poster per la pace è stata organizzata dal Lions Club del capoluogo e oggi al distretto militare si è dato luogo alle premiazioni dei disegni più significativi frutto dell'immaginazione dei ragazzi, come spiegato dal presidente Stefano Maggiani. È un concorso internazionale che il Lions Club Campobasso fa da diversi anni che chiede agli studenti delle scuole secondarie di impegnarsi per rappresentare con temi diversi la pace ogni anno e anche quest'anno in un momento di particolare difficoltà grazie alla caparbietà dei soci del Lions Club Campobasso e alla buona volontà delle docenti e dei dirigenti scolastici i nostri ragazzi sono riusciti a fare questo lavoro e quindi anche quest'anno hanno potuto rappresentare la loro migliore immagine di pace che speriamo ci possa guidare anche quest'anno in un momento così difficile dove purtroppo anche non troppo lontano da noi ci sono venti di guerra e vediamo che proprio anche dei bambini vengono coinvolti e tragicamente perdono la vita. Ecco, dai disegni dei ragazzi cosa hai trovato? Qual è il loro messaggio, la loro immaginazione? Ma sicuramente i social la fanno da padrone, sono i canali attraverso i quali loro esprimono i loro messaggi di pace, però sicuramente un animo nobile, un bel lavoro fatto dalle scuole nella loro formazione e soprattutto il desiderio di stare insieme perché è palese che purtroppo hanno rappresentato questo momento di distanziamento che sicuramente è stato per loro una privazione importante della loro crescita, dei loro spazi e della loro libertà. Ma adesso insieme, tenendoci per mano, sicuramente riusciremo a ritornare alla vita. I carabinieri forestali hanno donato alberi alla Giovanni XXIII di San Lazzaro a Isernia. Due gli obiettivi dell'iniziativa, sensibilizzare gli alunni rispetto alle tematiche ambientali e arricchire il giardino dell'istituto. Vediamo.
Continua il tour dei carabinieri forestali nelle scuole del Molise per donare ai piccoli alunni alberi da mettere a dimora nei giardini dei vari istituti. Nelle scorse ore gli uomini dell'arma hanno incontrato i bambini della scuola di San Lazzaro a Isernia per consegnare 10 piante ad alto fusto compatibili con il clima ed il terreno del luogo. Un bimbo che pianta un albero è un bimbo che sta lavorando per il proprio futuro. Questo è un progetto bellissimo che abbiamo organizzato, che hanno organizzato i carabinieri con le scuole. Il progetto si chiama Un albero per il futuro. Oggi noi pianteremo 10 alberi di alto fusto nel nostro bel giardino. So che è un progetto che va avanti anche con tantissime altre scuole, quindi i carabinieri ci stanno aiutando a piantare tantissimi alberi, si parla di 400 alberi solo quest'anno. È un progetto che non si limita soltanto alla piantumazione di alberi nuovi, ma c'è anche un percorso di formazione all'interno delle classi in cui i bambini vengono resi consapevoli dell'importanza della biodiversità e del piantare sempre nuovi alberi per difenderci dall'inquinamento del pianeta. Gli alunni hanno affrontato, grazie ai docenti, un percorso didattico di avvicinamento all'incontro con la forestale, rispondendo con entusiasmo alle sollecitazioni dei maestri. Allora, quest'anno noi ci siamo avvicinati ovviamente a questo progetto importantissimo, che è quello pure un albero per il futuro, ma che in realtà fa parte di un percorso lontano nel tempo. In realtà la nostra scuola da sempre ha avuto questo interesse e una maggiore sensibilità per l'ambiente e quindi per la cura della natura. Abbiamo sempre aderito a tutti quanti i progetti che sia i Carabinieri della Biodiversità, ma in realtà col WWF, con tutte le associazioni ambientali, proprio perché avendo noi anche a disposizione proprio questo giardino, questo spazio così bello, riusciamo naturalmente attraverso ovviamente sensibilizzando ovviamente i bambini, riuscire a salvare appunto la natura, proprio perché un albero ci può insegnare proprio questo, a tenere salde le nostre radici, a crescere sempre di più e molto spesso anche ad aiutare coloro che hanno bisogno di essere, diciamo, di avere una protezione. E quindi noi abbiamo bisogno della loro protezione, ma anche loro hanno bisogno di essere aiutati. Le tematiche ambientali rivestono negli ultimi anni una importanza notevole non solo all'interno degli istituti scolastici. L'obiettivo è di consegnare alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Ma secondo me stiamo attraversando un periodo proficuo. Gli adulti, forse per un senso di colpa che stanno provando, si stanno adoperando e si stanno rendendo conto di quanto è importante lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un ambiente più sano e più pulito. Forse veramente siamo a un momento di svolta. Io me lo auguro veramente. No, per forza. E adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 3 giugno. Alta pressione in rinforzo sul Molise. Giornata caratterizzata da bel tempo prevalente, salvo annuvolamenti pomeridiani, ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento, venti deboli o a tratti moderati. Mare poco mosso. Eccole le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 14, massima 24 gradi. Isernia 13-26, Termoli 15-25, Venafro 15-27. Una breve pausa, fra pochissimo lo sport. C'è l'opportunità della presenza di 1000 spettatori domenica a Campobasso, scusate, in vista del confronto contro il Porto Sant'Elpidio. Il club abbraccerà gli abbonati, quanti cioè hanno scommesso occhi chiusi sul gruppo di Cudini, al pari del club che ha investito nonostante la pandemia. Dalle 16 di domani scatta la prevendita online dal sito bigliettoveloce.it nella directory dedicata al match tra rossoblù e marchigiani. I tagliandi saranno nominativi e non cedibili, allo stadio si accederà con documento di riconoscimento. Previsti i prezzi di 20 euro per le curve, 35 per le tribune laterali, 50 per la centrale. I cancelli dell'impianto apriranno domenica alle 14 per consentire tutte le operazioni di controllo, tra cui la rilevazione della temperatura, e per evitare assembramenti. Durante la gara occorrerà osservare le misure anti-Covid, con la necessità in particolare di indossare la mascherina, rispettare il posto assegnato e mantenere il distanziamento interpersonale.
E l'Agnone ha vinto contro il Porto Sant'Elpidio al termine della gara di domenica. Abbiamo raccolto le impressioni del trainer dei marchigiani Ottavio Palladini. Sentite. Soprattutto nella ripresa abbiamo provato a riaddrizzare la partita. Siamo partiti non benissimo, il primo quarto d'ora, 20 minuti, l'Agnonese ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo cambiato qualcosina e lì abbiamo preso un po' di campo. Poi peccato perché abbiamo preso l'ennesimo gol su una ripartenza, è una cosa che ci è capitata spesso. Questa è purtroppo l'inesperienza che fa queste cose qui. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a raddrizzarla, è stata una partita maschia, difficile, però ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo è arrivata un'altra sconfitta, però io e i ragazzi non posso rimproverare nulla, soprattutto nel secondo tempo, visto la quantità di giovani che noi facciamo giocare ogni domenica. Il lavoro mio era soprattutto far crescere questi ragazzi e questa squadra sotto il profilo dell'autostima. Quello che posso dire è che abbiamo cercato sempre di giocarcela con tutti, questo è avvenuto, poi a volte un po' meno, però soprattutto dopo la batosta che è arrivata dalla federazione dilettanti della sentenza delle due retrocessioni, la squadra ha incominciato ad avere ancora più fiducia e ci sta provando fino alla fine a onorare questo campionato che purtroppo è iniziato male e quello che vedete tutti è che purtroppo è arrivata una retrocessione e quindi adesso sta alla società a programmare un futuro diverso e speriamo che si possano fare le cose fatte bene perché la società è una società seria. Far crescere i giovani era l'obiettivo della società e i giovani stanno crescendo, lo stanno dimostrando, anche se a volte peccano in esperienza e si è notato anche oggi, soprattutto sul gol che abbiamo preso su una ripartenza, su una nostra palla inattiva. Devono crescere, hanno ancora 4 partite per mettere la società in difficoltà, nel senso per cercare di programmare con chi di loro vuole restare nel Porto Sant'Elpidio o con chi ha la possibilità di fare qualcosa di importante l'anno prossimo. Era l'ultimo servizio per questa edizione del TG di Teleregione. Grazie per aver scelto la nostra informazione che torna alle 19.30.